La colonna di fumo era visibile da molto lontano ed è stato anche deviato il traffico veicolare del raccordo autostradale per un vasto incendio alle porte della città di Arezzo. La zona è quella della Carbonaia, un'area produttiva tra Ponte Acchiani e la città. Qui insistono molte aziende, in prevalenza concessionari di auto. Le fiamme hanno preso il via poco prima delle 16 in un'area completamente abbandonata, con sterpaglie e una vegetazione molto fitta. Una zona della città dove ci sono aree con cantieri mai terminati. L'incendio è arrivato fino a bordo strada. Tanti gli automobilisti e i curiosi che si sono fermati per osservare cosa stava accadendo. In meno di 2 ore i vigili del fuoco del comando aretino hanno riportato la situazione sotto controllo. In giornata altri incendi hanno impegnato i vigili aretini, come quello in località Trappola, nel comune di Loro Ciuffenna, e a Menzano, nel territorio di Castelfranco Pian di Scò. Oltre ai volontari e agli operai forestali e vigili del fuoco, in entrambi i casi è intervenuto un elicottero della Regione Toscana.